Ragazzi, uno spettacolo di panorama più bello che mai. Il tramonto da queste parti, fantastico. Andiamo! Barberini, una mezza strada, sì, una mezza strada e si comincia. Il museo dove è meglio non fare foto, è il Frati Cappuccini. È venuto qua magari lo capirete meglio, e questa è la vita, in una parola. San Francesco, qui a Roma. Che invoca Dio con i suoi confratelli in preghiera. Una grande folla, ma forse ce la faremo. Stiamo correndo. Regolare alla chiesetta, un'altra fila un bel po' invalicabile. Eccoci ragazzi. Come mai? Che cosa è andato storto? C'è un messaggio di Gesù in questa parola. Ringrazio quanti stanno seguendo e soprattutto accompagnando con la preghiera il sinodo in corso, evento ecclesiale di ascolto, condivisione, comunione fraterna nello spirito. Invito tutti ad affidarne i lavori allo Spirito Santo. E saluto tutti voi, romani, pellegrini provenienti dall'Italia e da tante parti del mondo, in particolare gli alunni e gli insegnanti del Centro Formativo Stimatini di Verona, i gesuiti di diversi paesi ospiti del Collegio San Roberto Bellarmino di Roma, tanti polacchi, vedo tante bandiere polacche qui, a tutti voi, e ragazzi di Immacolata, a tutti auguro buona domenica. Grazie. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Certo. Buon pranzo. Grazie, bravo. Grazie. Vaticano, domenica 8 ottobre 2023, da Gennaro Giannini, naturalmente, tra la folla. Qua con la parrocchia di Varese, diciamo, se si vede bene. Ecco cari amici, abbiamo registrato come abbiamo potuto, perché insomma non è stato per niente facile tutto ciò. Siamo arrivati all'ultimo momento proprio, perché tutte le volte c'è una fila enorme che non si riesce a passare. Oggi
oggi era una domenica importante perché ci sono delle situazioni anche in Medio Oriente molto tremende. Non si dice molto tremende, ma sarebbe giusto dire molto tremende. Qui da San Pietro cari amici, siamo entrati in quello che sembra un ristorante abbandonato, sembra anche un ristorante di quelli che facevano le belle pietanze, cucina casereccia, diciamo così. Naturalmente non è solito abbandonato. Benissimo, visitiamo, dai, bene. Io farò varie panoramiche. Naturalmente siamo sempre Gennaro Gelmini e Fabrizio. Ah, tu stai iniziando adesso? Con Gennaro. Bene, Fabrizio sta sistemando il suo aggeggio. E questo allora quindi è un montacarichi per evidentemente la roba da portare. Lì saranno stati i bagni del personale, qua dove mangiava la gente, la saletta, e noi andiamo anche di sopra. Vediamo il primo piano. Il primo piano abbiamo trovato quest'acqua naturalizzata che la davano ai clienti, è acqua di rubinetto che poi la filtravano, invece dell'acqua minerale davano l'acqua naturalizzata. E poi i vari piattini, e addirittura abbiamo trovato un olio d'oliva. E poi abbiamo trovato anche una stanzetta dove andavano evidentemente a mangiare i camerieri. Una volta qua non c'erano le ragnatele e i camerieri mangiavano qui per non farsi vedere dai commensali, sennò insomma i modi di fare. E infatti qua abbiamo trovato privato, infatti. Abbiamo trovato anche i bagni dove sono ancora dell'acqua naturalizzata e i bagni a destra e a sinistra per uomini e donne. Benissimo, l'Urbex va avanti, Fabrizio. Questa è la stanzetta e qui mangiavano i commensali, torniamo di sotto. Ah, c'è anche l'ufficio, è vero? Assorbenti igienici per signora. Poi un'altra toiletta, ma qua solo al gabinetto andavano. Qua varie cose, bellissimo. Un'altra toiletta, due bagni per quattro tavoli. Fabrizio, due bagni per quattro tavoli. Sì, prendi un attimo. E lì c'è un'altra stanzetta. Devo andare in bagno, non ce la faccio più. Ma qua hai preso, Fabrizio. C'è di tutto, il sale, l'olio, perché così è olio, ma non è olio d'oliva. Poi sarà pure scaduto. Qui c'è un'altra stanzetta. Varie sostanze per i commensali. E qua il montacarichi che abbiamo visto sopra. E qua termosifoni e altri tavolini. Oh, guarda la stanzetta! E facciamo i commensali, Fabrizio. Qua cazzo! Facciamo i commensali, Fabrizio. Cosa si mangia? Senti. Dai, da c'è la riva tutto la mangiare. Senti. Cosa vogliamo mangiare? Si avvicina la luce. Sicuro? Sì. E quanto è? 40 euro? Ce l'ha? Proprio da bere, che dessert.
ma a persona, sì, per due o 30 euro. Vabbè, e quindi cari amici, che aveva questi bellissimi tavolini come nuovi, come nuovi, le sedie fantastiche, si sa come siamo riusciti a sederci, qua vabbè, eravamo un po' scassati, ma tant'è. È bello che c'è ancora bellissime queste cosine attaccate, queste lampade, eh? Proprio belle. Sì, quindi avevano 30 tavolini, 30 tavoli, evidentemente 15 tavoli sotto, 15 tavoli sopra. Qua abbiamo addirittura abbiamo trovato un quadro, un album da sposa. Qui televisore tipo di mia nonna. E qui la cosa tremenda è che si va, si vede che i salumi, i formaggi, li facevano stagionare qua dentro, ma proprio dei meandri che potrebbero arrivare fino in paese, dove tenevano i prosciutti, qua un altro bagno. Ragazzi, non si accende la TV, devo chiamare il tecnico. Devo chiamare il tecnico, sembra il mio computer, non funziona, non accetta. Bene, cosa si busca? Andiamo un attimo. Dai, dai, allegria, allegria. Mettiamo Briaconi. Cari amici, Gennaro Germini, Fabrizio Santicotti, all'8 ottobre 2023. Una speranza campionatissima. Poltroncine comodissime, eh? Vai, vai, vai. E qua un bel panorama, si gode. Estintore e il locale bene, da dove siamo venuti. Ragazzi, l'unico vero distributore automatico di sacchetti per la spacciatura. Incredibile.